Buongiorno a tutti, eccoci qua per la seconda parte delle risposte alle domande che avete posto. Sono sempre il dottor Vincenzo Squadrone, sempre lavoro a Torino, sempre nella solita città della salute. La domanda che mi viene posta, la seconda domanda che mi viene posta è questa: le procedure e la gestione del drenaggio toracico. Domanda insidiosissima anche questa, ahimè, perché? Perché il problema del drenaggio toracico ha sempre, cioè, ognuno ha avuto sempre le sue idee. Dipende moltissimo anche dalla scuola, per esempio, di chirurgia toracica con cui, si ha, contatto, no? Perché i pazienti chiaramente non li operiamo noi. Spesso i pazienti che arrivavano da noi erano pazienti operati dalla chirurgia toracica con i loro drenaggi. E a volte i drenaggi li mettevamo noi, ma sempre abbastanza rifacendoci a quello che i chirurghi toracici ci insegnavano sul come si gestiva il drenaggio toracico, no? Perché comunque loro avevano tantissimi, anche gli infermieri erano molto più abituati dei nostri a gestire il drenaggio toracico in tutte le sue forme, no? Le linee guida sono abbastanza, diciamo, aneddotiche, cioè sono molto basate sull'esperienza. Non tantissimo su studi clinici, diciamo di livello scientifico. E quindi anche qui, come nella pratica clinica quotidiana, ci si rifà molto alla propria esperienza. E ci sono varie scuole. Ricordiamoci sempre che comunque la scuola di Torino è stata una scuola importante per la chirurgia toracica, anche perché la chirurgia toracica italiana è nata a Torino. È nata a Torino agli inizi del secolo, sì, diciamo dopo la prima guerra mondiale, e quindi è una scuola che ha una grossa tradizione e che è venuta avanti. Spesso, purtroppo, come sono le tradizioni, molte cose sono difficili da morire. Cercherò di capire e di presentarvi, diciamo, la parte che mi sembra e che ho provato, per esperienza essere, più adeguata, no? Non pretendo che questa sia assolutamente una legge, perché come io ho detto, gli studi sicuri su come bisogna comportarsi non ci sono. Sono molto, diciamo, studi che raccontano pratiche oppure presentano casistiche di pazienti e quindi, dal punto di vista scientifico non abbiamo grosse dimostrazioni. Intanto ci sono varie domande, no? Su cui ci si scontra sempre, no? Per esempio, che livello di aspirazione mettiamo? Quindi, un livello a meno 10 cm d'acqua, meno 20 o a caduta? Caduta non vuol dire che non c'è aspirazione, eh? Ricordatevi che la legge di Bernoulli dice che la differenza di altezza tra il punto in cui si trova diciamo, l'inizio del nostro tubo, il punto in cui si trova il punto più basso del tubo, se misuriamo quella distanza, quella è la pressione che viene applicata tra i due sistemi, per fare in modo che dal punto più alto il liquido fluisca verso il tubo più basso, verso il punto più basso. Quindi anche qui bisogna distinguere. Cosa significa? Perché a volte a caduta può essere, poi dipende dal tipo di sistema di drenaggio che stiamo utilizzando, a 1, 2, 3 bottiglioni, vedremo, 3 camere, chiamiamole camere, che bottiglioni si usavano una volta, quando ho cominciato, e adesso esistono dei sistemi che possono essere a 2 o 3 camere, quasi sempre a 3 camere ormai. Quindi tutti aggregati in un solo unico presidio,
però rimane sempre la differenza tra accaduta o in aspirazione, che non è detto che una sia assolutamente, completamente diversa dall'altra. Poi c'è il drenaggio, no? Drenaggio bisogna sempre stare attenti che non si ostruisca, no? E che quindi può ostruirsi per vari motivi, poi ne vedremo, o si piega il tubo di drenaggio, no? Per esempio, a qualunque livello, sia intratoracico che estratoracico, no? Oppure il collabimento, non c'è più niente da aspirare, il collabimento delle pareti pleuriche può portare a una simil ostruzione, no? Oppure se in aspirazione il nostro tubo va a diciamo, appiccicarsi alla parete mucosa di una delle due pleure e quindi sembra non drenare più nulla perché è lì appiccicato e quindi anche se c'è del liquido intorno non viene drenato. Perciò a volte si passa dall'aspirazione che può provocare questa cosa a drenaggio a caduta, in cui l'effetto magari di differenziale di pressione è magari anche maggiore, però non tende a provocare questo collabimento. E poi la domanda cruciale: quando si toglie e quali sono le procedure per toglierlo? Vedete, c'è chi dice di chiuderlo per 24-48 ore. E poi controllare, altri che dicono proviamo a mungere il drenaggio, aspirare, vedere se veramente non aspira niente, oppure si riduce l'aspirazione fino a portarlo a caduta e poi si clampa, cioè, oppure si toglie senza fare un tubo, cioè ognuno ha la sua idea. Cercheremo di valutare tra le tante idee che ci sono in circolazione quali possono essere quelle un pochettino più ragionevoli, diciamo. Il drenaggio toracico, sapete, ha lo scopo di mantenere il polmone a parete. Cosa vuol dire? Che che il foglietto pleurico che avvolge il polmone deve stare a contatto col foglietto intratoracico che ricopre all'interno la cavità toracica, no? Può essere posizionato per PNX, ma può essere posizionato anche per evacuare una quantità di materiale che si è accumulato nello spazio pleurico, che può essere di varia natura. Andiamo avanti, ricordiamoci sempre che c'è la respirazione e l'inspirazione. Se il paziente non è intubato, chiaramente è ventilato meccanicamente. E quindi possiamo avere diciamo, all'interno della gabbia toracica possiamo avere una pressione o positiva oppure una pressione che diventa positiva e negativa. E anche questo si vede poi a livello del drenaggio e soprattutto delle camere di raccolta, come si comporta nelle varie fasi. Come insorge il pneumotorace, vedete, il pneumotorace insorge per l'entrata, come dice la stessa parola, di aria dentro il torace, cioè i foglietti si distaccano a causa di un accumulo patologico di aria all'interno del torace. Quindi il polmone tende a collassare perché un polmone non sottoposto a ventilazione positiva, normalmente quando noi apriamo la gabbia toracica collassa, si vede sempre negli interventi chirurgici fatti col paziente non a pressione positiva. Infatti a pressione positiva cosa succede? Che per far lavorare il chirurgo molte volte cosa si fa? Si esclude il polmone in modo che da permetterne il collasso e di permettere al chirurgo di lavorare senza perdite d'aria durante l'intervento e su un polmone che non occupa tutto lo spazio diciamo toracico in cui si può lavorare mettendo le mani nel cavo toracico. Dove si posiziona dipende da cosa dobbiamo fare. Per esempio, nel PNX, soprattutto in acuto, il posizionamento è quello apicale, no? Vedete?
e si trova tra il secondo e il terzo spazio intercostale. Vedete i vari punti in cui può essere posizionato il drenaggio in caso di PNX iperteso. E quindi vedete, oppure c'è la tecnica di posizionarlo, vedete, tra il generalmente nel quinto spazio intercostale o tra il quarto e il sesto, come si dice qua. Però in questo caso, diciamo, si utilizza l'ascellare media come linea di riferimento su cui posizionare il tubo toracico. Quando si posiziona, anche qui vedete. A seconda degli studi si passa da un estremo all'altro, vedete, drenaggi toracici, vedete, posizionati se valutiamo un posizionamento preospedaliero, vedete, in questo studio il 13% è stato posizionato preospedaliero e il 53% invece in ospedale, fino ad arrivare all'esatto contrario, il 71% preospedaliero e il 29% in ospedale. Questo chiaramente dipenderà, io non ho letto i quattro studi, chiaramente dipende dalla tipologia di malati che sono stati arruolati nello studio e dal tipo di struttura che ha arruolato i malati. Vediamo un po' le procedure come vengono fatte. Vedete qui si vede un posizionamento a livello dell'ascellare media. Vedete, si va a calcolare l'ascellare media, si porta giù la linea che avevamo stabilito essere il quinto spazio intercostale, si individua un punto in cui fare diciamo, praticare l'apertura per il drenaggio, si prepara la camera, come vi ho detto, questa è una camera a tre, cioè un diciamo, sistema a tre camere di raccolta dei fluidi, la camera in cui c'è la valvola d'acqua e la camera in cui si regola l'aspirazione a cui sottoporre il paziente. Quindi la camera di aspirazione. Vedete, si pratica l'anestesia locale, si isola, diciamo, il punto come se fosse un piccolo intervento chirurgico, si usa un cocker, dopo l'anestesia e tutto, e si cerca appunto di penetrare pian piano, vedete, mantenendolo tra le dita, quindi questo impedisce, si lascia un piccolo pezzo di punta soltanto libero, mentre le dita fanno da freno per non andare dentro con tutto il cocker, ma fanno entrare soltanto una piccola parte dentro lo spazio pleurico. Scusatemi, vedete qua, si vede la silhouette, si passa sopra la costa. Sopra la costa inferiore, non nel bordo della costa, quindi si passa dalla parte superiore della costa che c'è sotto e non nella parte inferiore della costa sovrastante perché lì passano i vasi arteriosi. Quindi si cerca pian piano di entrare, quando si è praticato un piccolo foro si utilizza il dito per allargarlo. E quindi si cerca di posizionare il drenaggio in modo che, argyle, quello che abbiamo a disposizione, un trova, in modo che vada nella parte posteriore, del polmone. Vedete sempre il dito che, penetra, vedete, entra, nello scavo pleurico, lo allarga, si fa un movimento proprio circolare in modo da mantenerlo pervio per quando poi introdurremo, vedete, oppure si può fare anche l'introduzione, vedete, normalmente il dito allargato, l'introduzione viene fatta attraverso il cocker, vedete, curvo, che fa in modo che, vedete, prende e aggancia il drenaggio nella parte finale, no? Però è il drenaggio quello che sporge di più quando viene introdotto. Viene introdotto il drenaggio cercando di posizionarlo che vada verso il posteriore, viene estratto se è un argyle, diciamo, l'asta, la guida,
e vedete si cerca di posizionarlo verso la parte posteriore. A questo punto vedete si collega con il nostro con la nostra camera di drenaggio, vedete, e si vede se ci sono le perdite, vengono viste in questa finestrella qua, no? Che è alla base della camera della camera d'acqua, dove c'è la valvola d'acqua. Quindi qui si raccolgono le secrezioni, qui c'è la valvola d'acqua, qui c'è il sistema di aspirazione. Vengono collegati, viene fissato il drenaggio con dei punti in modo che non possa muoversi, e poi si fa una lastra di controllo per vedere dove il drenaggio è arrivato come altezza. Vedete qua i vari tipi di sistemi, questi sono un po', diciamo, sintetizzati e anche fatti vedere isolatamente, adesso tutto in un solo blocco, per far capire come funziona il sistema a una, due, tre camere, no? Quindi vedete il sistema a una sola camera, d'urgenza, se non avete niente a disposizione. Vi ricordo che un ortopedico addirittura su un volo di linea, un ortopedico inglese, drenò un PNX, vedete, facendo questo semplice sistema. Basta una bottiglia con dell'acqua dentro e il sistema fa tutto da solo, cioè fa le veci del sistema tre camere, cioè abbiamo per caduta l'aria o il liquido va verso il basso, abbiamo un'apertura poi verso l'aria ambiente che produce, permette la pressione, alla pressione dell'aria di entrare e di uscire a seconda dei movimenti del paziente, e di trasmettere la pressione atmosferica in modo che il drenaggio ci faccia anche da valvola d'acqua. Vedete un po' qui il fluido che esce, o l'acqua, perché l'acqua viene ritenuta anche, cioè l'acqua, l'aria viene ritenuta anche un fluido per quanto molto poco denso, esce ed è a contatto con l'aria ambiente. Se è un PNX, vediamo l'aria attraverso questo tubo esce fuori e il polmone torna a parete. Abbiamo il sistema a due camere in cui la valvola ad acqua è separata dalla valvola dal sistema di raccolta. Invece qui abbiamo i tre sistemi separati: sistema di raccolta, sistema della valvola ad acqua e sistema di collegata con l'aspirazione, che poi nei nostri nuovi sistemi vengono tutti inglobati in un solo sistema. Qui è sempre sistema a una sola, eccetera, eccetera. Cose importanti da ricordare, non vi dirò tutto, però vedete, ci sono tante cose. Per esempio, se il paziente sta respirando spontaneamente e fa anche delle ispirazioni forzate, cioè delle ispirazioni molto profonde, eccetera, eccetera, vedete, possiamo raggiungere dei livelli di pressione negativa veramente importanti, no? Invece, normalmente in condizioni basali, cioè quando il paziente non è fortemente dispnoico o iperventila in maniera importante, le pressioni normali che si hanno sono, vedete, tra 2 e 8 cm d'acqua. Altre cose importanti le abbiamo già dette, a parte i foglietti che avvolgono sia il polmone sia l'interno della gabbia toracica, e che qui stiamo parlando appunto però di un sistema in un paziente in respiro spontaneo. Quindi le pressioni possono essere abbastanza, svilupparsi pressioni abbastanza importanti, anche perché poi la pressione in realtà viene data con cui il liquido o l'aria vengono
sospinte nel nostro bottiglione verso la valvola d'acqua, eccetera, eccetera, verso la raccolta dei fluidi che si trovano nel polmone, viene stabilito dalla distanza tra il punto in cui arriva il drenaggio toracico e il punto in cui il drenaggio toracico si trova nella parte più bassa. Questa differenza di altezza dà, diciamo, la pressione che viene applicata al sistema, quasi fosse un'aspirazione. Possono essere aggiunte queste valvole di Heimlich. Heimlich è quello della manovra, quindi sono valvole non tanto vecchie, non sono di 100 anni fa, di 70 anni fa, perché Heimlich è morto da poco e diciamo che il suo ambito lavorativo è stato intorno agli anni, iniziato intorno alla fine degli anni 60, metà anni 60, fino agli anni 80-90. Quindi la valvola non è recentissima, ma abbastanza recente e serve appunto per impedire il ritorno dell'aria dall'esterno all'interno e anche per attuare una sorta di mungitura, si può dire, schiacciando la valvola, eccetera, eccetera, si crea una depressione per cui si può eventualmente rimuovere o far muovere dei coaguli che hanno ostruito la valvola, che hanno ostruito, scusatemi, il sistema di drenaggio. Coaguli, se il sistema è soltanto drenava solo un PNEIS, quindi il sanguinamento che c'è stato magari durante l'introduzione, oppure se ci sono un drenaggio di liquidi, dipende dalla densità del liquido che viene drenato, il pus per esempio può ostruire, se è molto denso, il drenaggio, anche altri liquidi possono ostruire il drenaggio se sono molto. Poi ci sono tutta un'altra serie di diciamo di indicazioni. Cosa importante, appunto, vedete che qui si parla appunto del sistema a tre. Questa valvola è normalmente unita a un sistema a tre camere, quindi raccolta fluidi, valvola d'acqua e poi c'è la camera in cui si crea l'aspirazione. Andiamo avanti, sempre sistema a tre camere, vedete, camera di raccolta, valvola d'acqua e sistema di aspirazione. Quindi ormai è abbastanza assodato che si lavora in questo modo. Questi sistemi normalmente quando sono pieni non vengono riciclati, non conviene riciclarli, ma conviene cambiare, sostituirli completamente, normalmente. Però poi questo dipende anche questo molto dalla scuola in cui ci si trova. A volte vedo svuotare il sistema, tanto sono tra di loro in comunicazione, però abbastanza isolati dal punto di vista infettivo, quindi basta togliere il tappo qui dal sistema di svuotamento della raccolta dei fluidi e si svuota e si ritappa e il sistema ritorna esattamente come prima. Vediamo un po' le cannule che possono essere utilizzate, vedete cannule più piccole, tipo quelle del Pleurocat, addirittura questo è un coassiale, quindi può essere usato in caso di necessità anche un sistema coassiale, che è già abbastanza grande, quindi va già abbastanza bene, di più sui PNX, queste più piccole che sui drenaggi di liquido, perché comunque bisogna stare molto più attenti in questi casi, quando i drenaggi sono più piccoli, bisogna stare molto più attenti all'ostruzione, se stiamo drenando non aria ma fluidi. Oppure addirittura, questo che abbiamo fatto molte volte anche noi, posizionare per il drenaggio di liquidi
non troppo densi, o per il drenaggio di aria mettere una centrale, quindi un CVC. Oppure altre tipologie di drenaggi, queste più diciamo indirizzate al drenaggio toracico, e cioè vedete quei drenaggi in silicone bianco, oppure monolumi zigrinati, drenaggio per capillarità che possono causare, quindi tipologie di drenaggio, soprattutto i drenaggi piatti, a piatto, che possono essere di varie tipologie, ognuno utilizza, ogni scuola o a seconda dell'indicazione di quello che si deve drenare, ne utilizza un vario tipo. Poi c'è il sistema trocar, vedete, quindi monolume o addirittura doppio lume, che viene posizionato, è molto, praticamente un argyle. Il materiale plastico termosensibile, quindi si adatta anche come forma alla strada che poi deve fare. Ha una stria radioopaca per vederla bene quando viene fatta la radiografia, con indicatori di profondità, vedete queste tacche, per sapere quanto siamo entrati, e il calibro va da 8 a 32 CH. Poi ci sono altri sistemi, vedete, questi sono sempre argyle, oppure c'è il sistema cosiddetto pigtail, cioè a coda di maialino, che viene utilizzato anche in altre, diciamo, patologie, e questo sistema, vedete, quando viene sfilato il mandrino, forma questo ricciolo. Questo ricciolo ha varie funzioni, tra cui una delle principali è quella di ostruirsi meno facilmente e di essere più facilmente individuabile come posizione, e in più è più difficile, dovrebbe essere più difficile l'estrazione accidentale del sistema. Sempre sistemi vari. Come viene gestito questo sistema di drenaggio? Vedete, io ho scelto questa idea, cioè cambiare la medicazione ogni 24-48 ore, o ogni volta che risulta bagnata di secrezioni, sangue, eccetera, eccetera. Quindi controllata frequentemente. Puoi controllare la pervietà e il corretto funzionamento del sistema. Ricordiamoci sempre che un drenaggio che non drena niente non significa quasi mai che non c'è nulla da drenare, perché comunque c'è una quantità di liquido pleurico che viene sempre prodotto durante la giornata, quindi un minimo di liquido nel drenaggio deve esserci. Cioè non bisogna aspettare per dire rimuovo il drenaggio che non dreni assolutamente più nulla, perché il drenare assolutamente più nulla sta più spesso per un'ostruzione del drenaggio che per un esaurimento del liquido da drenare. Quindi posizionare il drenaggio a valle, punto di inserzione, posizionare più basso rispetto al paziente, chiaramente. E il tubo non deve piegarsi, quindi il, diciamo, sistema di raccolta deve essere sempre più in basso rispetto al punto in cui il drenaggio entra nel torace del paziente. Quindi normalmente viene attaccato in posizione declive sul letto o addirittura appoggiato a terra. Se il paziente può alzarsi, può deambulare, vedete, o scendere dal letto, eccetera, eccetera, intanto bisogna aiutarlo accedendo. Anche perché magari bisogna poi tenerlo fermo o impedirne la fuoriuscita, controllarne il movimento, accedere al paziente sempre dalla parte del drenaggio toracico, vedete? Afferrare il bottiglione dall'apposito manico, durante gli spostamenti, se siamo noi ad aiutarlo, chiaramente.
o applicare un carrello porta bottiglioni, se ci sono i bottiglioni o porta drenaggio, ma in genere ormai i bottiglioni li ho visti usare solo più raramente, e in presenza di un sistema a due bottiglioni o il toraco sial che non vi ho fatto vedere, ma sono praticamente un sistema di plastica in cui i due bottiglioni sono praticamente uniti tra di loro in un unico sistema. Quindi, per aiutare il paziente con difficoltà alla deambulazione, quindi il carrello è un aiuto per il paziente che fa difficoltà a camminare portandosi dietro i bottiglioni. Mantenere il bottiglione sempre al di sotto dell'altezza dei fianchi, eh? Quindi sempre mantenere un certo dislivello tra l'entrata e la parte più bassa, in modo che non ci sia invece un ritorno di aria verso il polmone. Non inclinare o evitare di far dondolare il bottiglione. Perché l'inclinamento, per esempio, può fare in modo che si perda la valvola d'acqua, cioè il liquido si accumula tutto da una parte e il tubo di drenaggio non pesca più nell'acqua, ma in un punto in cui c'è soltanto più aria. Sempre gestione del sistema, vedete, nell'immediato post-operatorio monitorizzare sempre a intervalli regolari la quantità di liquido drenato, no? Perché nel post-operatorio ci sono delle regole ben particolari per decidere se, per esempio, l'emorragia richiede una riapertura del paziente oppure è sotto controllo. Normalmente ci sono delle regole, c'è chi dice 500 una perdita di 500 rapida in meno di 10 minuti, di mezz'ora, di un'ora, ognuno ha le sue diciamo, idee. Nel gruppo in cui ero io, normalmente il paziente veniva riaperto se si aveva una perdita di mezzo litro di sangue in meno di 10 minuti. Poi c'è assistere, vabbè, il paziente portatore di drenaggio, normalmente monitorizza soprattutto il punto di inserzione per vedere se nel punto di inserzione possono esserci delle infezioni, possono esserci delle infezioni o latenti o addirittura già manifeste, quindi arrossamenti, materiale purulento, o sanguina, oppure il drenaggio è stato messo in maniera che decubiti, ok? Oppure non è ancorato in maniera sufficientemente salda alla cuta, quindi tende a muoversi, il che può essere un po' pericoloso perché a parte può il poter fuoriuscire, ma anche l'uscire e l'entrare di parte del drenaggio può facilitare un'infezione del cavo pleurico. Ok, quindi mantenere il più possibile quando medichiamo, quindi medicare in assoluta asepsi, quindi disinfettare, eccetera, eccetera. Bisogna monitorizzare il bilancio del paziente, cioè quanto perde dal drenaggio, per diciamo, aggiungerlo eventualmente al bilancio idrico del paziente. Io credo poco, come ben sapete dalle mie varie lezioni, al bilancio idrico del paziente, mentre è importante vedere quanto perde il drenaggio, indipendentemente dal drenaggio idrico, dal bilancio idrico del paziente. Ok? Quindi non diciamo il fatto che sia posizionato un drenaggio, è vero, se il paziente è mantenuto in coma farmacologico, eccetera, eccetera, chiaramente non potrà mobilizzarsi, ma il drenaggio non deve ostacolare la mobilizzazione, per esempio, del paziente post-operatorio. Ok? Ricordiamoci, cioè la presenza di un drenaggio ha bisogno di un'assistenza, magari anche durante la mobilizzazione, però il paziente non deve rimanere a letto perché ha il drenaggio toracico. Vedete il tubo toracico, bisogna,
questo è già detto, garantire che sia pervio. E quindi ci sono tanti metodi per garantire la pervietà, diciamo, del drenaggio toracico. Intanto, appunto, controllare sia nella lastra sia eventualmente nel caso non dia più nulla il drenaggio, improvvisamente smetta di sbollare o di dare liquido, quindi diciamo un'interruzione rapida del drenaggio stesso può far pensare a un'ostruzione di qualche tipo. Quindi saper fare tutte quelle manovre di mungitura ed eventualmente sempre in asepsi più possibile o di aspirazione attraverso un siringone per vedere se c'è da qualche parte un'ostruzione. Eventualmente eseguire anche una lastra di controllo per vedere se il drenaggio non si è piegato dentro il cavo toracico. Quindi sempre controllare la pervietà del nostro drenaggio. Il drenaggio a caduta, diciamo che, come vi ho detto, vabbè, le cose fondamentali sono la distanza in altezza tra il punto in cui arriva il drenaggio intratoracico e il punto in cui arriva la parte estratoracica del drenaggio. Non ci sono grossissime, a parte appunto dipende dall'altezza eccetera eccetera, molti preferiscono appunto utilizzare il drenaggio a caduta soprattutto magari quando non c'è una grande quantità di liquido, no? Quindi normalmente, però oppure perché si ha l'idea, ma non è stata mai verificata con esattezza, e quindi io non vi so dire esattamente come funzioni la faccenda, cioè se il paziente drena di più col drenaggio caduta o col drenaggio in aspirazione. Il drenaggio in aspirazione probabilmente diciamo raggiunge più rapidamente il collabimento delle pareti pleuriche, dei foglietti pleurici. Quindi probabilmente drena meglio, più rapidamente i liquidi che si trovano dentro alla gabbia toracica. Anche perché con l'aspirazione si ha anche l'effetto, si somma anche l'effetto della caduta, quindi in realtà abbiamo la somma dei due effetti. Attenzione che con aspirazioni appunto di meno 10, meno 20 è vero che aspiriamo più rapidamente tutto, però raggiungendo rapidamente magari il collabimento siamo indotti a credere che la patologia si sia risolta più rapidamente del dovuto. Normalmente io come tecnica noi passiamo dall'aspirazione alla sola caduta, quindi togliamo pian piano, no? Meno 20, meno 10, sola caduta, quando sola caduta col drenaggio sicuramente pervio, noi raccogliamo soltanto più diciamo 100-150 millilitri al giorno di liquido citrino chiaro, cioè il liquido pleurico normale. A quel punto si procede a clampare soprattutto liquido, ma anche perdite aeree, chiaramente vale la stessa cosa, quando non si hanno più perdite aeree il drenaggio è pervio, si procede appunto togliendo l'aspirazione, pian piano dal meno 10, da meno 20, meno 10, caduta, grosso respiro del paziente soprattutto per l'aria. Quindi si fa fare delle grandi inspirazioni al malato per vedere se quando il paziente fa delle ispirazioni più profonde ci hanno ancora perdite d'aria, se queste perdite d'aria non ci sono,
si può decidere in quel momento o di estrarre il drenaggio in caso di pneumotorace, cioè dopo la manovra forzata, o di mantenerlo chiuso per un giorno e poi estrarlo. Non si hanno, diciamo, studi che dimostrino che una tecnica sia migliore dell'altra, quindi il protocollo ognuno può farselo come gli pare o come gli viene consigliato dai chirurghi toracici. Molti dicono: ah, cosa aspettate a toglierlo? Non è così accertato, no? Che una linea, come io ho detto, è migliore dell'altra. Quindi, cosa aspettate a toglierlo? È una domanda un po' così, no? Nel senso che io aspetto a toglierlo di essere sicuro al 100%. È vero che ogni giorno in più che mantieni un drenaggio toracico è un giorno in più in cui rischi l'infezione. E un'infezione del cavo plerico è sempre una brutta bestia, quindi anche lì bisogna fare i pro e i contro, no? Uno può scegliere la filosofia di dire: preferisco evitare un giorno in meno di pericolo di infezione e rimetterlo eventualmente, e quindi lo tolgo precocemente. Oppure preferisco essere più sicuro che quando lo tolgo non sono costretto a sottoporre il paziente a un reinserimento. Anche perché anche qui ci sono i pro e i contro. È vero che più sta il drenaggio in sede e più è a rischio infettivo, però il rischio infettivo si massimalizza nel momento dell'introduzione. E quindi anche lì è sempre complicato capire che strategia seguire. Una volta che uno ne ha decisa una in base all'esperienza personale di gruppo e all'esperienza che gli viene data dai chirurghi toracici, dal reparto di chirurgia toracica, se si hanno contatti, eccetera, eccetera, si decide una strategia che è fondamentalmente la conseguenza di un approccio, di approcci diversi, no? Approcci diversi riguardo soprattutto all'infezione o al traumatismo a cui si sottopone il paziente nel caso di reinserimento. Quindi vi ho detto i pro e i contro sono molti, quindi non c'è una regola precisa. Molti vengono e dicono: ah, ma ormai quella roba lì non si fa più da un mucchio. Può benissimo essere, però può benissimo essere che la mia esperienza invece mi induce a fare in un modo diverso. Quindi questo è uno di quei campi in cui assolutamente bisogna fare un protocollo, cioè non si può andare ognuno per conto suo, quindi deve esserci un protocollo ben definito all'interno del reparto e tutti seguono quel protocollo. E quindi che può essere poi anche cambiato se cambiano le condizioni anche a livello di letteratura o a livello di dimostrazioni, no? Per adesso, vi ho detto, su certi argomenti come quello di non tanto di quando inserirlo e di come inserirlo, ma di quando toglierlo e un po' di come gestirlo. Le idee non sono univoche, non sono univoche. Io ve ne ho presentate alcune. C'è chi, per esempio, preferisce mungere ma non utilizzare la siringa per aspirare. Io normalmente utilizzo anche la siringa per aspirare perché spesso metto comunque un drenaggio, un trocar o un allargai con una doppia via, cioè con una via per che viene collegata con il tubo di drenaggio, una via che invece viene tenuta chiusa per le eventuali aspirazioni dentro il tubo. C'è gente che, per esempio, non riposiziona il tubo, no? Quindi non lo tira fuori, non lo prova a rimettere dentro, eccetera, eccetera. Io ho lavorato con un gruppo, peraltro
un gruppo di alto livello in cui invece il drenaggio veniva anche riposizionato, cioè se estraeva una parte del drenaggio, quella parte del drenaggio veniva lavata accuratamente con betadine eccetera eccetera e poi veniva reinserita e si cercava di rimetterla in una posizione più congrua, o ritirarlo in parte e poi cercare di farlo risalire da un'altra parte per andare a cercare di con la punta di arrivare nella zona in cui c'era bisogno più di drenare in quel momento, perché magari un drenaggio drena tutta la parte in cui si trova nel momento iniziale e magari rimangono delle sacche o dei punti che il drenaggio non raggiunge e quindi bisogna magari tentare di riposizionarlo. Quindi le strategie anche in questo caso sono molteplici, c'è chi preferisce toglierlo completamente e riposizionarlo cercando di andare nel nuovo sito da drenare, o chi invece utilizza lo stesso drenaggio con una pulizia accurata andando avanti e indietro. Mi ricordo che anche per esempio sul fatto di fare o non fare i buchi aggiuntivi sul drenaggio, no? Per esempio mi ricordo che i nostri chirurghi toracici, soprattutto quando erano le molinette in cui facevamo tantissimi interventi di chirurgia toracica, e comunque i nostri chirurghi toracici erano di un livello molto elevato, generale, medio, e mi ricordo che l'allora primario, che era uno dei chirurghi toracici più accreditati in Italia, preferiva fare parecchi buchi sul drenaggio e quindi avere parecchie entrate. C'è gente che invece non fa buchi sul drenaggio aggiuntivi. Quindi vedete, le strategie possono essere veramente tantissime, no? Molte derivano da tradizioni che ci si porta dietro, esperienze e tipi di interventi che vengono effettuati dal chirurgo o da chi introduce il drenaggio. Io quando introducevo i drenaggi, è vero che è molto più difficile introdurre un drenaggio, soprattutto da fuori, non durante l'intervento, introdurre un drenaggio che ha parecchi buchi, però io qualche buco aggiuntivo, soprattutto se dovevo salire molto, lo facevo sempre. Almeno uno o due buchi aggiuntivi li aggiungevo sempre quando infilavo il drenaggio. Anche perché anche la tecnica per infilarlo, come vi ho detto, vi ho fatto vedere la tecnica che usa il cocker, no? Che prende la punta del drenaggio e la ficca dentro. Io spesso invece utilizzavo anche introdurre l'argyle con i buchi che venivano fatti sopra, con ancora dentro il suo mandrino, che normalmente ha una punta smussata che fuoriesce nella parte anteriore, e utilizzavo per indirizzarlo eccetera eccetera, per introdurlo utilizzavo il mandrino stesso, soprattutto se dovevo reintrodurre un drenaggio che si era tolto. Comunque sono sempre tecniche ed esperienze. A me durante la mia vita appunto ho utilizzato questa esperienza che mi arrivava da una scuola chirurgica di un certo tipo, altri utilizzano metodologie diverse, però i punti critici sono quelli. Ricordo ancora, l'importante è avere un protocollo condiviso da tutti, quelli che mettono le mani sul drenaggio. Andiamo avanti, rimozione del drenaggio. Vedete qua, come vi ho detto, normalmente un drenaggio si può pensare di rimuoverlo quando non supera più i 150-200 ml di IE. Perché? Perché quella è la quantità normale che viene prodotta di liquido pleurico durante la giornata. Se non vediamo nemmeno quella, è probabile che il drenaggio, come vi ho detto, è chiuso. Perché quella roba lì, se il drenaggio è peggio, si dovrebbe sempre comunque vedere. Quindi mi raccomando, drenaggi che non tirano fuori più nulla devono insospettire.
Quindi, dopo la rimozione, chiaramente, bisogna fare, diciamo, dopo qui consigli la chiusura, vedete, di 24 ore del tubo, si fa la lastra di controllo e viene rimosso poi si può fare la prova, come vi ho detto, di respirazione per vedere se ci sono perdite d'aria, eccetera, eccetera, e poi il drenaggio può essere rimosso. Ricordiamoci che la rimozione del drenaggio, molti la fanno e via, può essere molto dolorosa, anche perché il drenaggio può avere anche delle aderenze, eccetera, eccetera. Quindi, normalmente, soprattutto nel punto di inserzione, conviene fare un minimo di anestesia, no? Quindi puoi far fare, vedete, istruire, diciamo, il paziente a eseguire una manovra di Valsalva, quindi l'espirazione a glottide chiusa, mentre rimuoviamo il drenaggio per evitare l'entrata di aria, che può essere anche importante, perché se il drenaggio è molto grosso, rimuoverlo durante la rimozione può essere, diciamo, può entrare nell'aria. Normalmente io consiglio di chiudere durante la rimozione il drenaggio in modo da evitare l'entrata di aria. Però se abbiamo fatto dei buchi, cosa succede? Che dai buchi l'aria comunque può entrare anche se il drenaggio è chiuso. Quindi bisogna stare molto attenti appunto all'entrata dell'aria durante la rimozione del drenaggio. Quindi la manovra di Valsalva comunque conviene farla dopo aver fatto magari un po' di anestesia sul contorno di dove il drenaggio entra, proprio per non far sentire troppo male al paziente. È vero che la rapidità è importante, dici un attimo di dolore piuttosto che fargli, anche lì, come vi ho detto, non è la legge, cioè io non sono costretto a fare l'anestesia quando rimuovo un drenaggio. C'è chi la fa, c'è chi non la fa, vi ho detto, anche il fatto di aver fatto dei buchi aggiuntivi, cosa significa? Che mentre sto rimuovendo il drenaggio, non c'è soltanto il buco alla fine del drenaggio, ma ci sono dei buchi lungo il tragitto. E quindi rimuoverlo lentamente per far meno male al paziente perché gli ho fatto l'anestesia, eccetera, eccetera, e non di colpo, diciamo, causare l'entrata di aria dentro al cavo pleurico. Quindi ci sono tre metodologie. O lo rimuovo, shum, velocissimamente e durante manovra di Valsalva ed è una via per limitare sia l'entrata di aria però il paziente può sentire dolore. Si può fare l'anestesia, rimuoverlo non rapidissimamente ma un po' più lentamente, oppure si può fare l'anestesia e rimuoverlo rapidamente se c'è il rischio, come vi ho detto, a causa di buchi aggiuntivi del fatto che l'aria entri dentro il cavo pleurico. Come vi ho detto, se chi si aspettava delle risposte precise, non le ha avute chiaramente, perché come vi ho detto, non c'è nelle linee guida né concordanza né diciamo, certezze scientifiche precise. Quindi ci si rifà molto diciamo, all'esperienza, alla scuola, se siamo in contatto con una scuola e con diciamo dei chirurghi toracici come loro, dato che loro gestiscono molto di più questo tipo di presidio, come loro si comportano normalmente nel diciamo gestire il drenaggio toracico. Non appunto sono le tranne cose diciamo soprattutto di procedure di quando metterlo e di come metterlo, per il resto la gestione è diciamo il più possibile asettica, cioè, però sul diciamo posizionamento, riposizionamento, quando decidere di toglierlo, come
liberare il drenaggio, se ci sono le sostanze, eccetera, eccetera. Ognuno un po' segue, diciamo, la sua esperienza. Anche qui vediamo tutta una serie di indicazioni. Normalmente fa vedere, appunto, dice dove bisogna guardare lì la finestra, vabbè, di un certo colore. Nella silhouette, scusate un attimo, questo è già finito. Vabbè, qui è come il posizionamento del paziente, ne parliamo dopo. Qui fa un po' vedere come gestire, diciamo, il nostro sistema, no? Il nostro sistema che, a parte la, diciamo, la sorveglianza e controllare se le varie camere funzionano in maniera adeguata, se l'aspirazione è giusta, se la valvola d'acqua è riempita bene, se sbolla o non sbolla, quanto perde. Infatti, una delle altre indicazioni è, per esempio, nella parte in cui si raccolgono le secrezioni, magari mettere una linea col pennarello indelebile, con la data, per vedere quanto perde ogni giorno se non si riempie tutto in un giorno solo, per esempio. Però normalmente si mette questa linea per vedere la perdita giornaliera di liquido pleurico. E c'è una finestrella, diciamo, nella parte inferiore della valvola d'acqua, in cui si può controllare se il paziente, se esce aria o no, dal cavo pleurico, anche con le manovre, o con gli esercizi che fa di respirazione il paziente, no? Su grosse ispirazioni, eccetera, eccetera, se ci sono perdite d'aria, è più facile che si vedano, o su colpi di tosse, soprattutto si veda sbollare. Diciamo nel quadratino in cui c'è la finestra in cui si vede l'aria che arriva dal polmone nella valvola d'aria e vediamo se appunto c'è aria che viene, cioè scende al contrario rispetto all'aspirazione al contrario, no? Che scende giù quando si aumenta la pressione a livello, o si diminuisce, si aumenta comunque, sia che il segno sia negativo o positivo, la pressione in realtà, in un certo senso, aumenta a livello, intratoracico, o si riduce a livello intratoracico, però a livello, cioè come vettore di forza che viene prodotto, rispetto alla camera è sempre un vettore che va dall'alto verso il basso e quindi teoricamente come forza viene considerata sempre comunque una forza di tipo positivo. Vedete, non clampare, cioè durante gli spostamenti il drenaggio, molti dicono che quando si sposta il malato bisogna clampare il drenaggio. Io l'ho visto clampare a volte, durante lo spostamento tra un letto e l'altro, no? Quando il, diciamo, sistema viene mantenuto per condizioni logistiche, viene mantenuto non sotto, diciamo, ai fianchi del paziente, ma a livello del paziente. Bene, quando il drenaggio, quando il sistema di drenaggio è a quel livello, bisogna clamparlo. Normalmente, non è necessario anche negli spostamenti clamparlo se manteniamo, il sistema, sempre sotto, al livello in cui si trova il paziente e soprattutto al livello in cui si trova, la punta del drenaggio a livello intratoracico. Negli altri casi, chiaramente, se lo porto addirittura sopra il paziente o a livello del paziente, chiaramente è necessario clamparlo. Questo normalmente può essere evitato, anche quando spostiamo il malato.
di dover clampare, si controlla l'aspirazione, eccetera, eccetera, si controlla le perdite e via dicendo. Quando normalmente il paziente con drenaggio, eccetera, eccetera, proprio per migliorare la ventilazione e migliorare il drenaggio dei liquidi intraplegici, eccetera, eccetera, deve essere posizionato nella cosiddetta posizione, come tutti i pazienti respiratori, in posizione seduta o semiseduta. Ricordatevelo, e non sdraiato. Il paziente, salvo indicazioni per cui ci si accorge che in certe posizioni, magari muovendolo, a volte può succedere che magari metti il paziente sdraiato per fare il nursing e ti accorgi che drena di più, no? Può succedere. Normalmente però la posizione deve essere seduta e semiseduta, anche quando viene rimosso il drenaggio. Quindi, comunque, il paziente, questo sempre comunque deve essere fatto, mantenuto sempre diciamo mai bloccato a letto. Quindi incoraggiare il paziente a tossire, incoraggiare, come ho già detto migliaia di volte, il paziente a fare profonde inspirazioni, proprio per anche controllare il drenaggio da tutti i punti di vista, sia perdite aeree, sia perdite liquide, eccetera, eccetera. E quindi abituare, educare il paziente, cioè che anche il paziente stia attento se si muove, eccetera, eccetera, che il drenaggio, cioè che la camera di drenaggio, le camere, il sistema di drenaggio si trovi sempre al di sotto rispetto al suo torace, no? Quindi deve essere sempre in posizione declive, proprio per evitare che si formi un PNX che può diventare anche pericoloso, no? Il drenaggio, soprattutto nei primi giorni, può essere doloroso e quindi può essere proprio la causa che ti costringe a mantenere la terapia antalgica nel post-operatorio. Si può provare nei giorni successivi a fare magari un'anestesia locale se il dolore è localizzato nel punto di entrata del drenaggio, e quando il paziente respira, quello può essere un punto in cui le pareti si stirano una rispetto all'altra e quindi il dolore si acuisce. Quindi si può fare delle infiltrazioni di anestetico. Siamo alla fine, non so se ho risolto tutti i vostri dubbi, non penso, perché dubbi ce li ho anch'io. Sono sempre chiesto, io ho sempre utilizzato questo tipo di approccio, però sarà quello giusto, vedendo anche altri tipi di approcci, è il più razionale. Penso di sì. Penso di sì, il più razionale, soprattutto nella rimozione, è quello di non aspettare troppo tempo, ma 24 ore, secondo me, possono essere aspettate, cioè nel senso che non tengo il drenaggio a 20 per 10 giorni, ma magari dopo 3, 4, 5 giorni comincio a passarlo a 10, cioè mi preparo, da quando metto il drenaggio mi preparo a toglierlo, no? C'è chi mantiene il drenaggio sempre inalterato e poi pretende di toglierlo in un botto solo. Non mi sembra razionale, ve lo dico. Non ci sono prove e controprove sulla cosa, però non mi sembra razionale. Quindi quando posiziono un drenaggio mi preparo già al momento in cui devo toglierlo, in modo da arrivare al momento in cui dovrò togliere il drenaggio senza aver perso tempo. Perché se mi chiedo tolgo il drenaggio, sono passati 10 giorni ed è passato magari già anche troppo, ma è ancora 10 a 20 di aspirazione, eccetera, eccetera. Secondo me non è tanto razionale toglierlo così brutalmente. Quindi cerco di arrivare al giorno in cui devo decidere se togliere il drenaggio, di arrivarci nelle condizioni migliori possibili. E
in modo più razionale possibile, in modo che da non aumentare rispetto agli altri, a quelli che lo tolgono, diciamo, d'emblée, di non aumentare i tempi in cui il drenaggio rimane in posizione, ma seguire un razionale per cui quando lo tolgo sono più tranquillo di quello che lo toglie d'emblée. Se volete contattarmi e se la relazione... voglio ripetervi ancora per la terza volta, mi raccomando, qualunque linea decidete di seguire, è necessario che ci sia un protocollo e ci sia esperienza soprattutto. Quando fate una linea guida su questo argomento, fate in modo che nel gruppo ci sia uno che ha molta esperienza in questo campo. Perché l'esperienza serve sia per decidere le procedure, eccetera, eccetera, ma anche per avere più sensibilità su quanto in prospettiva un drenaggio per quel tipo di patologia e per quel tipo di situazione in cui sono stato costretto a metterlo potrebbe restare in sede. E anche come seguirlo di giorno in giorno. È chiaro che finché un drenaggio da 800, 500, 1000 sono lontano dal toglierlo, quindi posso magari rimanere un po' più tranquillo e rimanere magari a 20 di aspirazione. Però quando il drenaggio comincia a farmi vedere che pian piano sta riducendo la sua quantità di materiale drenato e si sta avvicinando ai famosi 200 giornalieri, a quel punto devo cominciare a o decido di tenerlo sempre a 200 e poi toglierlo ad d'emblée perché quello è il protocollo che ho stabilito, quindi arrivo a 150 e lo tolgo, oppure man mano che mi avvicino già a 300 comincio a mettere a 10, no? E poi comincio a metterlo a caduta. E quando sono finalmente 350 e 200, chiudo per 24 ore, quando sono a 200, lo chiudo per 24 ore, il giorno dopo, dopo la radiografia, lo tolgo. Molti non prevedono nemmeno la radiografia, cioè dicono lo tolgo e faccio la radiografia dopo 24 ore. E che è la cosa, diciamo, più corretta, no? Però le 24 ore possono essere 24 ore da quando ho tolto il drenaggio o da quando l'ho clampato. Chiaramente il clampaggio del drenaggio 24 ore prima mi dà più sicurezza, con la lastra fatta sempre a 24 ore di distanza da un drenaggio clampato, che è come un drenaggio tolto, rispetto al toglierlo brutalmente e fare la lastra dopo 24 ore sempre. Però bisogna cercare, grazie all'esperienza di chi lavora, che chiaramente trasmette agli altri, e anche del protocollo di come viene diciamo strutturato, fare in modo che i due tempi coincidano. Questa è la cosa fondamentale, perché molti cosa dicono? Non aspetto il tempo di svezzarlo pian piano dal drenaggio perché sono giorni in più e giorni in più mi espongono a più pericolo di infezione. Questo non è vero se io riesco a fare in modo che i due protocolli sono strutturati in maniera che con il protocollo diciamo più cauto e più con approccio un po' più razionale non mi faccia perdere tempo rispetto all'altro che tra virgolette sembra più rapido. Detto questo, se ci sono ulteriori domande a cui mi sembra che non ho risposto o che non ho risolto, ma non penso di averle risolte tutte, non è detto che possa risolverle tutte, come vi ho detto, potete contattarmi sempre presso la mia mail, che è questa che vedete, visquadrone@cittadellasalute.to.it, oppure e attraverso questa mail potete o farmi le domande o propormi degli incontri, dei webinar, degli incontri via web su alcuni argomenti in diretta, in modo da poter in qualche modo rispondere direttamente alle vostre domande,
o addirittura quando, diciamo, le restrizioni dovute al Covid saranno più o scomparse oppure molto più, diciamo, favorevoli, addirittura fare dei corsi in presenza su vari argomenti. Ho più di 200 lezioni registrate, ne farò altre su altri argomenti, quindi potete provare a chiedermi l'argomento dicendomi dove, quando e quanto di tempo chiedo gentilmente di, se volete essere aggiornati sulle nuove uscite, di iscrivervi al canale, anche perché così ho un riscontro di quanta gente segue le mie lezioni. Perché, come vi dico, costano molta fatica e tempo per farle, per aggiornarsi e per fare le ricerche, e quindi non dico che per 3 persone non lo faccio. Però, insomma, anche dal punto di vista psicologico agisce molto, diciamo, sull'impegno che mi sento magari di mettere se so che mi seguono 100 persone o che mi seguono 3 persone, insomma, no? 3 persone potremmo già farle, evidentemente, un aperitivo insieme e discutere senza dover fare tutto sto lavoro e discutere di quello che vi piace di più. Con questo vi saluto, vi do arrivederci alle prossime lezioni, di cui qualcuno vi ho già preannunciato titolo e argomento. Buona serata a tutti, alle prossime lezioni.